La novella narra di un giovane comune uomo, Andreuccio, mercante di cavalli, sfortunato e inesperto. Una donna, Fiordaliso, fintasi prostituta, che escogitò un piano. Fiordaliso ospitò Andreuccio a casa sua e gli rubò i suoi averi. Lui si accorse di essere stato ingannato e sporco riuscì ad uscire finché non conobbe due ladri che lo coinvolsero in una rapina. La rapina consisteva nello spogliare il sepolcro di un papa che era stato sotterrato con dei gioielli di grande valore. I ladri però calarono Andreuccio nella tomba, prendendo i gioielli e lasciandolo lì sotto, e con l'aiuto di altri due ladri riuscì ad uscire dal sepolcro. Ah, tu stavo. Ah, volete dire che caduto? Stavo da chi la parte? Quanto sei brutto! Si possono notare alcune differenze tra il libro e il testo. Per esempio, Andreuccio nel testo accentua di meno la sua volgarità, mentre nel film riesce a diventare comica, rendendo il film molto più gradevole e divertente. E Pasolini soprattutto si ferma a descrivere il luogo e il contesto, facendo comunicare i personaggi con i propri movimenti. E per concludere, il film nella storia di Andreuccio è molto più realistica, poiché sono state usate persone del posto che parlano il dialetto napoletano.